Croazia è nell'Unione Europea da quasi 24 ore. Per l'ultimo paese arrivato nella comunità dei 28 si è trattato di un lungo cammino cominciato dopo la fine della guerra nei Balcani. Vediamo allora le tappe salienti di questo percorso e alcune delle prospettive future della Croazia europea nel servizio di Brigitte Latella. Un traguardo tagliato dopo 18 anni. La corsa della Croazia verso l'Unione Europea è cominciata nel 1995, alla fine della guerra. La morte dell'allora presidente Tudjman nel 1999 chiuse l'epoca di relativo autoritarismo e diede il via alle negoziazioni, come ci ha spiegato Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Il primo passaggio fondamentale è la presentazione della domanda da parte croata nel 2003 e l'accoglimento di questa domanda e quella lunga fase di negoziati che durò 6 anni tra il 2005 e il 2011. Questo è il momento, il cuore, il periodo centrale del grande lavoro che ogni paese candidato all'integrazione europea deve affrontare per armonizzare la propria legislazione a quella dell'Unione Europea. Un'armonizzazione che ha chiesto il varo di diversi pacchetti di leggi, tra i più significativi quello sulla tutela delle minoranze, quello anticorruzione che ha portato anche all'arresto dell'ex premier croato Ivo Sanader e quello sulle liberalizzazioni, molto contestato perché metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro. Fondamentale anche la risoluzione di questioni bilaterali con la Slovenia e la collaborazione non sempre facile con il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, che chiese la consegna del generale Antegotovina. Era difficile per la Croazia accettare la consegna di questo generale in quanto si trattava di colui che aveva condotto le operazioni di quella che viene chiamata la guerra di liberazione, la guerra patriottica, cioè il momento in cui la Croazia ha riacquisito i territori che per tutta la durata della guerra aveva perduto. Gotovina era ritenuto responsabile dei crimini commessi durante questa operazione di riconquista. Gotovina fu assolto in appello nel maggio del 2012 dopo essere stato consegnato all'AIA nel 2005, fatto che avviò definitivamente i negoziati con Bruxelles. Entro il 2011 gli altri paesi membri firmarono il trattato di adesione e lo scorso anno il 66% dei, per la verità pochi, votanti al referendum sull'ingresso nell'Unione Europea dissero sì e ora si alternano speranze e paure. Tanti croati hanno paura dell'immigrazione, tanto quanto i paesi membri hanno paura dell'immigrazione dei croati. Evidentemente chi ha conquistato la sovranità stato nazionale da poco tempo tende a essere più restio a cessioni di sovranità. Paure compensate dalle prospettive economiche. C'è attesa per i fondi strutturali 11 milioni di euro in 7 anni, ma si guarda anche ad opportunità di altro tipo. La Croazia democratica dentro l'Unione Europea sarà rafforzata, avrà più strumenti, più opportunità, più relazioni e molto probabilmente daranno sostegno alla parte favorevole integrazione. Un'integrazione di cui la Croazia ha bisogno per lasciarsi definitivamente alle spalle il suo difficile passato. La Croazia nell'Unione Europea.